Il presidente della regione Calabria Scopelliti ha partecipato nella capitale a Palazzo Chigi alla riunione sull'emergenza lavoro ed in particolare sulla vertenza dei precari LSU-LPU con il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri Filippo Patroni Griffi. Nei giorni scorsi ho ringraziato il sottosegretario per la sensibilità dimostrata a convocare, su mia richiesta, ha affermato Scopelliti, il tavolo in tempi davvero molto stretti. La discussione sul patto per la salute è legata a quella sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale. In ballo c'è la discussione su costi standard, se farli partire subito o no. È evidente che tra le regioni su questo punto non c'è ancora un'intesa. Oggi vedremo se, con la mediazione del presidente Vasco Errani, si trovano un punto di intesa. Così il vicepresidente della regione Calabria, Antonella Stasi, arrivata alla conferenza delle regioni e delle province autonome convocate per discutere del patto per la salute. 21 articoli che muovono nella direzione di prevenire e contrastare il fenomeno sempre più attuale e drammatico della violenza di genere e quanto prevede il progetto di legge a firma delle consiglieri regionali Tilde Minasi e Gabriella Albano, approvato all'unanimità dalla terza commissione consiliare Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative presieduta da Salvatore Pacenza. Dopo il via libera dato dall'organismo consiliare con un dibattito che ha riconosciuto l'importanza di prevedere strumenti adeguati a sostegno delle donne vittime di violenza, il progetto di legge passerà alla seconda commissione per il parere finanziario e successivamente andrà al vaglio dell'Aula per la discussione e l'approvazione definitiva. Il presidente della provincia di Crotone, Stano Zurlo, partecipando all'Assemblea delle Province d'Italia, tenutasi ieri a Roma ed aperta ai dipendenti degli enti intermedi, ha sostenuto ancora una volta l'incostituzionalità dei provvedimenti che il governo intende porre in essere. È stata una riunione importante partecipata, ha detto Zurlo, nel corso della quale abbiamo deciso di dar vita ai comitati a tutela della Carta Costituzionale, che a nostro avviso viene violata anche sulla scorta della pronuncia della scorsa estate della Corte Costituzionale. Nei primi 10 mesi del 2013 sono state autorizzate 90,7 milioni di ore di cassa integrazione tra interventi ordinari, straordinari e in deroga. Rispetto allo stesso periodo del 2012 si registra una diminuzione dell'11,9%, lo rende noto la sede regionale dell'INPS. Aumenta del 7,4% la cassa integrazione ordinaria con 33,8 milioni di ore autorizzate fino ad ottobre 2013. Crescono anche del 27,7% le domande di disoccupazione. I dati dell'Agenas sull'appropriatezza dei pazienti colpiti da infarto miocardico acuto e trattati con angioplastica coronarica entro le 48 ore collocano la cardiologia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro secondo in Italia con un valore indicativo di 76,53 su una media nazionale di 36,71. Per la mortalità a 30 giorni a fronte di un indicatore medio nazionale di 9,98, la cardiologia universitaria di Catanzaro ha evidenziato un dato di 5,56. Con questi risultati, la Calabria si colloca finalmente ai primi posti per la qualità in sanità. Si è costituito ai carabinieri di San Luca Aurelio Mammoliti, di 46 anni, irreperibile dall'ottobre scorso, dovendo scontare una condanna a 5 anni di reclusione per traffico di stupefacenti. Mammoliti è destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Bologna. L'uomo, insieme ad altre persone, negli anni 1992 e 1993, era il protagonista del mercato degli stupefacenti nell'area di Bologna, Modena e San Luca.